Sono Michael Pierce, direttore vendite del Earplast SPA, un'azienda italiana attivo nella produzione di film in polipropilene, e etichette e nastri adesivi. Noi abbiamo una filiera integrata che parte dalla produzione di film in BOPP, in polipropilene bioorientato, e che arriva poi alla sua trasformazione in etichette wraparound stampate in molti colori e nella produzione di nastri adesivi e di altri prodotti dove vengono applicate sia inchiostri che adesivi. Noi da qualche anno abbiamo adottato un approccio molto integrato ai nostri clienti, che sono tipicamente dei grandi multinazionali operanti nel settore della produzione di sigarette, di bevande, alimentare, e diciamo noi vediamo una grande crescita nei film che noi chiamiamo speciali, con prestazioni controllate e garantite. Noi mettiamo una grande attenzione nella fase di ricerca e sviluppo sull'ambiente, sulla riduzione dell'impatto degli imballaggi che noi produciamo, e dietro questa spinta c'è la spinta verso il downgauging, la riduzione dello spessore e del peso specifico dei materiali che noi stampiamo e utilizziamo. Utilizziamo la nostra tecnologia per ridurre, per esempio, lo spessore dell'etichetta wraparound sulle bottiglie di acqua minerale o sulle le bevande gasate, da 35 e 30 micron dello standard internazionale attuale al 19 micron che inizia a essere utilizzato dai nostri clienti più grandi. Noi vediamo una crescita della nostra azienda nei settori dove le specifiche dell'imballaggio sono molto richieste, molto controllate, l'alta velocità, l'alta prestazione, l'alta qualità del risultato. Vediamo invece un progressivo allontanamento dei settori dei commodity dall'industria manifatturiera europea e italiana, in particolare verso dei paesi dove hanno accesso alle materie prime, il petrolio, il gas, a prezzi nettamente più bassi di quello che possono essere praticati in Europa. Quindi vediamo una compartimentalizzazione, prodotti speciali in Europa e i commodity prodotti in Medio Oriente, in India, in Russia. Noi ad Interpack presentiamo per la prima volta un'etichetta preadivizzato, retraibile, stampato per le bottiglie e per le latine, per linee ad alta velocità, dove siamo riusciti in primi a togliere tutta l'applicazione della cola hot melt dalle fabbriche nell'industria del latte, nell'industria delle bevande, i succhi di frutta, e questo è un assoluto primo per noi.